Siamo collegati con l'onorevole Di Pietro? Mi sentite? Sì, sì. Benvenuto. Ad ogni... se mi vedete pure, come vedete, sono col telefonino, perché allora... per ragioni tecniche facciamo un po' alla meridionale, riusciamo sì. sempre a trovare la soluzione. L'importante, dai. L'importante è che la voce arrivi, perché il diritto... Qualcuno mi diceva, ma tu non sai parlare italiano, l'interessante è capirsi. Ci capiamo benissimo. Ha ragione. Allora, iniziamo subito la stretta attualità, onorevole Di Pietro. Cosa sta accadendo in queste ore in Parlamento? C'è stato per l'ennesima volta intervenuto il Capo dello Stato. Cosa accade? Qual è il significato politico di quello che sta accadendo? Insomma, sul mille proroghe. In verità il Capo dello Stato è intervenuto ieri, stamattina, però questa sera è intervenuto un fatto nuovo. Io vengo adesso, un quarto d'ora fa, dalla Camera dei Deputati, che sta qui di fronte, e diciamo che il governo se n'è fregato del Capo dello Stato. Ha annunciato un maxi emendamento in cui in realtà lascia tutte le cose come stanno, e domani mattina ha già annunciato che mette la fiducia, e quindi il provvedimento si farà lo stesso. Insomma, come a dire, signor Capo dello Stato, abbiamo capito che non sei d'accordo, ma abbozza pure stavolta. La verità è molto semplice, che con questo provvedimento mille proroghe viene utilizzato non per prorogare un termine in scadenza, ma per prendere decisioni e determinazioni che nulla c'entrano con la decretazione di urgenza, e intervengono togliendo la facoltà al Parlamento di fare le leggi e facendo delle leggi che non servono al Paese, ma servono semplicemente a sistemare affari particolari per mantenere la maggioranza. Siccome non si capisce quello che ho detto, te lo dico in dipietrese. Una norma, per esempio, è questa: poiché qualche parlamentare del PDL minacciava di andarsene se non si approvava questa legge, che solo in Campania e solo in Campania gli abusivi edilizi non devono abbattere le loro case, ma le loro case possono stare dove stanno, e l'abusivismo edilizio viene condonato in Campania. Perché? Perché c'è qualche deputato che altrimenti non vota il provvedimento e quindi fa cadere il governo. Insomma, si svende la dignità del Paese, si svende il principio di uguaglianza per mantenere la poltrona. Finalmente la sentiamo benissimo. Quello è che quando si parla di conflitto di interesse dell'ingegner Montrone però quando si parla di conflitto di interesse ci sono sempre problemi tecnici. Sì. Vabbè, allora stava spiegando benissimo, però non si può riprendere. Insomma, allora, che cos'è il conflitto di interesse? Va bene, il conflitto di interesse si ha ogni volta in cui una persona che riveste carichi, ruoli, incarichi e funzioni pubbliche e prende delle decisioni che c'è il sospetto, l'apparenza, nel caso di Berlusconi la certezza, che lo prende nell'interesse privato. Per esempio, oggi, siccome io non voglio parlare di ieri ma di oggi alla Commissione Giustizia, dove ci stavo anch'io, si è alzato uno del PDL e ha detto: guardate che abbiamo deciso che viene calendarizzato in aula settimana prossima i seguenti provvedimenti. Voi pensate che sia le infrastrutture del sud, i giovani che non hanno lavoro, l'ambiente? No. Il processo breve e le intercettazioni. Uno dice: ma è questa l'urgenza dell'urgenza? Sì, perché interessa a Berlusconi per andare a parare alcuni processi che ha in corso a Milano. Oppure, nel momento in cui si prendono delle decisioni in merito a come si deve fare la comunicazione, cioè bisogna minzolinare o bisogna dare un'informazione obiettiva, si preferisce nominare direttore o dare incarichi e ruoli alla televisione pubblica, oppure utilizzare la televisione privata per fini di tornaconto personale. Ecco, allora, qual è la proposta dell'Italia dei Valori? Ritornare a una legge del 1957. Qual è la legge del 57? Io ero appena nato, io sono del 50, Berlusconi pure lui stava con i pantaloni corti, quindi non è una legge che chi l'ha fatto contro Berlusconi. Diceva che tutti coloro che hanno concessioni pubbliche, per esempio autostrade, treni, ferrovie, televisioni, perché le televisioni private sono concessionarie di un servizio pubblico, allora tutti quelli che hanno queste concessioni, per poter governare devono
rinunciare alla proprietà o alla gestione del servizio di cui vanno in conflitto di interesse, cioè deve cedere le televisioni, deve cedere il ruolo di amministratore o di proprietario delle ferrovie piuttosto che di qualche altra cosa o di autostrade. Ecco, se ci fosse questa norma sapremmo che al governo c'è una persona che può lavorare nell'interesse dei cittadini e nell'interesse proprio. Chiediamo molto. Un altro conflitto di interesse, almeno si manifesta, anche bloccando l'emittenza locale, perché lei ne sa qualche cosa. Su cui credo mi si darà atto, e voi stessi siete testimoni della grande battaglia che in molti stiamo facendo. Dentro le istituzioni lo stiamo facendo noi dell'Italia Valori, ma fuori dalle istituzioni, per esempio, lo stanno facendo l'Associazione delle Televisioni Private, lo state facendo voi in modo molto forte. Perché qui che cosa succede? Attenzione, questo sulle televisioni private. Oltre il conflitto di interessi c'è una furbata, una berlusconata, ma di quelle che ve lo spiego in due parole. La televisione privata come si regge? Si regge innanzitutto sulla pubblicità, ma se tu la pubblicità la incanali soltanto in mano a 2-3 grandi aziende che controllano tutto il sistema della pubblicità, e la pubblicità a loro volta, queste grandi aziende distributrici di pubblicità, lo danno a quelle televisioni private che si dimostrano amiche, a non a quelle che sono indipendenti, costringi a chi fa il giornalista a non farlo come si deve fare, e alla televisione privata o esse succube e sottomessa oppure a lavorare in perdita, perché evidentemente se non c'è la pubblicità non riesci ad avere, diciamo così, a tenere aperte lo switch del bottone della televisione. E ancora peggio, nel momento in cui si decide di dare delle sovvenzioni pubbliche al sistema dell'informazione, sia carta stampata sia televisiva, innanzitutto a quelle televisive si dà molto poco rispetto a quella carta stampata, nonostante quella televisiva o radio televisiva, ancora radio televisiva, sia molto più seguita evidentemente, perché te lo leggono, guardi, non hai bisogno neanche di andare a comprare il giornale, di sforzarti. Bene, nel momento in cui devi dare queste sovvenzioni, le diminuisci ogni anno e le dai, quel poco che va dato lo dai soltanto a quelle che hanno il pensiero unico e portano avanti gli interessi che a te interessa. Ecco perché c'è un grande problema di democrazia partecipativa. Lo stesso Berlusconi, diciamo la verità, ma perché vince le elezioni? Ha vinto fino a mo' le elezioni Berlusconi? Perché grazie al sistema e al potere dell'informazione che ha fatto credere ai cittadini, ha fatto questa truffa praticamente, ha fatto credere ai cittadini: votate me che state meglio voi. Invece sta meglio lui e qualche amico suo. Oggi ve ne siete accorti? È che io credo che oggi molti cittadini, se stanno scendendo sulle piazze, stanno manifestando, non ce la fanno più, si sono accorti che li stanno prendendo in giro. Cioè, quando uno addirittura utilizza la sua funzione per telefonare alla questura e vendere per nipote di Mubarak una signorina amica sua, peraltro minorenne, e poi il Parlamento addirittura lo vota per far credere che la nipote di Mubarak, io credo che sia un'offesa all'intelligenza degli italiani. Se gli italiani avessero saputo quel che sapevo io da tanti anni, che cos'è Berlusconi, col cavolo che lo votavano, mica sono scemi gli italiani, sono disinformati. A proposito di voto, onorevole Di Pietro, solo qualche giorno fa si pensava alle elezioni anticipate e si parlava e si vedeva un centrosinistra abbastanza sbandato, ancora forse impreparato. Nei giorni scorsi c'è stato un cenno di ripresa dei consensi verso il Partito Democratico, che diciamo è la locomotiva del centro-sinistra. Attualmente, ecco, lei pensa a quale centro-sinistra? Un centro-sinistra frutto di una coalizione o a che cos'altro? Innanzitutto, permettetemi di dire, in un treno c'è la locomotiva e i vagoni. La locomotiva dell'opposizione in questi anni, me lo consenta, direbbe qualcun altro, è stata l'Italia Valori, non il Partito Democratico. Ce lo siamo portati a rimorchio in questi anni per far capire al Partito Democratico che bisognava fare opposizione a Berlusconi, bisognava creare un'alternativa. È da anni che noi dell'Italia dei Valori diciamo che è un pericolo per la democrazia italiana e per l'economia italiana e per la credibilità delle istituzioni il signor Berlusconi e il suo governo. Oggi lo dicono anche quelle del centro-sinistra, anzi addirittura oggi si è spaccato anche il Popolo delle Libertà, perché una parte, la più accorta, quella che comunque ha a cuore le istituzioni, ha rotto gli argini e è andata a creare un'altra formazione politica, quella di Future Libertà. Ciò a dimostrazione che
quella locomotiva dell'informazione su tutti i giorni per le strade, quella locomotiva che ha raccolto le firme per il referendum che si farà fra qualche mese per mandare a casa Berlusconi, è stata proprio l'Italia dei Valori. Oggi è chiaro che nel momento in cui Berlusconi comincia a perdere credibilità, i partiti dell'opposizione, proponendosi come alternative, possono guadagnare in termini elettorali, ma devono essere credibili. In questo senso io dico cosa vuol fare l'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori crede nel sistema bipolare, vuol dire o si sta da una parte o si sta dall'altra. Quelli che si mettono in mezzo e dico votatemi e poi mi vende a chi mi dà di più o di qua o di là in termini di poltrone, non solo, quelli non fanno politica per i cittadini, fanno politica per gli interessi propri. Mi riferisco al terzo polo, capisci a me. Nel sistema bipolare io credo che bisogna in questo momento creare una coalizione che abbia come il treppiedi, PD, IDV e SEL, senza andare a cercare la luna nel pozzo. Dopodiché questa coalizione prima si appalesa e prima dimostra il suo programma, meglio è. Certo che in questo senso la prima cosa da fare è mandare a casa Berlusconi, ma parliamoci chiaro, Berlusconi a casa non andrà via, non ci andrà mai da solo. Ma voi avete mai visto che, non so, la Dracula che sta dentro al pronto soccorso a bere sangue gli dice per favore se ne può uscire? Non è, lo dovete buttare fuori. Siccome in Parlamento non ci si riesce a buttarlo fuori, perché? Perché con questa legge elettorale ogni parlamentare si è guadagnata la poltrona ringraziando il buon fato e sa che alle prossime volte è facile, non viene neanche ricandidato, allora vende l'anima, la dignità e il ruolo per poter rimanere attaccata alla poltrona, tant'è vero che Berlusconi, che è bravo a comprarli, a ricattarli, ecco che ogni giorno aumenta qualcuno. Allora che cosa bisogna fare? Non è che puoi prendere la mazza, non è che puoi stare a aspettare fino al 2013, bisogna muoversi. Bene, l'Italia dei Valori ha raccolto le firme per il referendum, che non è il referendum dell'Italia dei Valori, è un referendum che si farà tra la fine di maggio e i primi di giugno. Noi vogliamo che si faccia insieme al ballottaggio per le prossime amministrative. Cosa dice il referendum? Volete voi mandare a casa Berlusconi o volete tenere ancora uno che si fa le leggi per non farsi processare? Volete continuare a mantenere il legittimo impedimento e quindi continuare a tenervi Berlusconi al governo nonostante ci sta rendendo ridicoli al paese? Quel giorno io invito i cittadini, anche gli amici pugliesi, non andate al mare, o meglio, prima di andare al mare, o non andate a lavorare, perché tanto è di domenica quel giorno, ma andate alle urne, perché riceverete ognuno di voi una cartolina, anzi quattro cartoline, una per il nucleare, uno per il legittimo impedimento e due per l'acqua. E lì votate per mandarlo a casa, è l'unico modo per mandarlo a casa, per schiodarlo, perché altrimenti se dici io non vado a votare e non vai a votare, quello resta lì. Onorevole Di Pietro, lei ha parlato di una coalizione a tre gambe, sa benissimo che all'interno del Partito Democratico, facciamo il nome di D'Alema, c'è chi pensa ancora di potersi alleare col terzo polo, e lo stesso Vendola recentemente, seppur per un governo di transizione, ha detto ben venga un accordo con l'UDC, col terzo polo, se questo serve a fare delle grandi riforme, tra cui quella della legge elettorale. Andiamo con ordine. Quel che ha detto Vendola è la stessa cosa di quel che ho detto io, cioè vale a dire, se dovessimo arrivare in una condizione in cui l'unico modo per liberare il paese da un pericolo eversivo, perché Berlusconi, se l'avete visto negli ultimi giorni, sta dicendo le cose che non ha né capo né coda, è diventato rischioso, perché ha detto che vuole riformare la Corte Costituzionale, vuole riformare il ruolo del Capo dello Stato, vuole azzittire il Parlamento, vuole mettere sotto berlina i giudici, vuole cioè smembrare la Costituzione. Beh, voglio dire, i nostri padri con il sangue ci hanno dato quella Costituzione, noi dobbiamo difenderla ad ogni costo, anche avendo idee diverse. Per cui se il giorno in cui si va alle elezioni e si vede che l'unico modo per liberarsi è una coalizione di liberazione nazionale, è soltanto al fine di togliere l'anomalia Berlusconi e creare delle regole per avere una maggiore garanzia democratica, a cominciare da una nuova legge elettorale, beh, allora non esiste il partito di destra, di centro, di sinistra, esiste la coalizione di liberazione nazionale. Ma
Io voglio lavorare affinché non si arrivi a questa estremizzazione che rischia la rivolta sociale, perché quelle rivolte che si stanno vedendo in altri paesi è alle porte anche ma nostre. Ma lei, Di Pietro, è convinto che il centrodestra non ha più la maggioranza? C'è una disperazione di coloro che non vedono futuro, e dalle manifestazioni di piazza, alla rivolta di piazza, il passo è breve. Allora in quel caso è meglio assumersi le proprie responsabilità. Di Pietro, ma lei crede... questa, esclusa questa situazione, se permettete, è meglio una coalizione di programma condivisa e che viene detta prima ai cittadini che cosa si vuol fare con chi. Allora Di Pietro, lei ritiene, crede che il centrodestra non ha più la maggioranza nel paese? Io ne sono convinto. Soprattutto so che se non andiamo alla prova del 9, quello continua a governare e continua a tenere bloccato il Parlamento e il governo e tutte le istituzioni che si dovrebbero occupare di problemi reali nel paese. Il problema dei problemi nel nostro paese è l'occupazione e il lavoro da una parte, e dall'altra parte la messa in sicurezza del bilancio statale attraverso una riduzione del debito pubblico e un utilizzo non orizzontale ma selettivo delle risorse. Non so se voi sapete, ma noi spendiamo 1,5 miliardi l'anno per mantenere le nostre truppe in Afghanistan. Che ci stanno a fare in Afghanistan, in una realtà in cui è diventata guerra civile anche lì, come le ho adesso in Libia e in altri posti? Che senso ha? Io ho già sentito dire questa mattina che il ministro della difesa adesso ha attrezzato per mandare in Libia è già armato i caccia. Non è di caccia che ci hanno bisogno quelle, ma semmai di derrate alimentari. Non è di arsenale di guerra che c'è bisogno, ma di arsenale di solidarietà e di assistenza a quella marea di esuli e di disperati che stanno arrivando. È la credibilità istituzionale che dobbiamo riportare in auge. Io quando facevo il ministro delle infrastrutture, voi ve lo ricorderete, venivo ogni mese, due mesi, andavo in giro regione per regione e avevo cercato di rilanciare tutta una serie di attività anche infrastrutturale, anche in Puglia, dal nodo ferroviario di Bari al tratto ferroviario che da Bari va a Napoli, e tutta un'altra serie di interventi. Noi dobbiamo occuparci dei problemi reali del paese. Ripeto, se non Berlusconi in queste ore ha già detto che per i prossimi mesi impegnerà il Parlamento per cambiare la Costituzione come gli serve a lui e per fare altre leggi che gli servono a lui per impedire di farsi processare. Allora il problema non è che noi parliamo sempre di Berlusconi, è Berlusconi che vuole che si parli sempre di lui perché interessa a lui diciamo così, salvarsi la pelle sua, non ne frega niente degli italiani. Allora Di Pietro, per mandare via Berlusconi, per vincere delle elezioni, bisogna scegliersi un buon leader che sia garante del programma. Che ne pensa della richiesta di primarie che ripete ogni giorno, ogni ora, Nichi Vendola? Primarie, secondarie, terziarie. L'Italia dei Valori, se fanno le primarie, ci vanno bene. Se ci dicono che vogliono candidare Vendola, ci va bene. Se ci dice che Bersani si vuole candidare lui, ci va bene. Se vogliono fare come ha suggerito Vendolo per superare l'impasse, candidare la Bindi, ci va bene. Cioè il problema, noi abbiamo capito una cosa, il problema se non candidano, è se candidano Casini, se candidano Casini, ma la credibilità della coalizione, la credibilità del programma. Il problema è che il PD si decide cosa vuole fare. Prima di venire qua io sono stato in aula, vi rivelo una cosa anche simpatica, e mi sono incontrato con Bersani. Gli ho detto, scusa, ma a Napoli volete decidervi di farci sapere chi dovete candidare, visto che le primarie che avete fatto sono rivelate un successo? Se non vi va bene, possiamo candidare De Magistris, che mi pare che sia una candidatura di qualità? Aspetta, mi sembrano tanti quelli dell'asino di Buridano. Ve lo ricordate questa parabola di un tempo, questa favola di un tempo? Diceva che c'era un asino, c'era un bel campo di erba di qua, un bel campo di erba di qua, e lui diceva: mangio di qua o mangio di qua? Mangio di qua, aspetta, alla fine è morto di fame e i campi stanno ancora là. Allora, voglio dire, caro PD, non fare l'asino di Buridano. Se non sai trovare una soluzione, fallo trovare a Vendolo. Se non sa trovare Vendolo, fallo trovare a Di Pietro. Se non sa trovare a Di Pietro, fallo trovare ai cittadini. Ma decidi. Ecco, per quanto riguarda Napoli, c'è una vostra preferenza? Noi abbiamo detto e ribadiamo.
non abbiamo, non vogliamo più avere a che fare con quella classe politica napoletana di destra e di sinistra che ha già dato, soprattutto in buona parte già preso. Quindi bisogna fare un ricambio generazionale. Noi abbiamo detto il candidato sindaco deve essere una persona che indica in modo netto la discontinuità. Ci è stato detto si potrebbe proporla a Cantone, ecco, Cantone, un giudice antimafia veramente importante che ha dato molto per la città. Disponibili. Il problema è che, come si dice, per sposarsi bisogna essere in due. Cantone ci sta? Cantone con un PD così spaccato, con un PD che si sta litigando, dice ma a me chi me lo fa fare? A immolarmi per una causa che gli altri poi mi impediranno di vincere. E quindi è ancora indeciso. Noi abbiamo detto di più. Se c'è Cantone noi l'appoggiamo, se non c'è Cantone ve lo diamo noi il candidato. Che è De Magistris, che è un altro Cantone, vuol dire un'altra persona che rompe gli equilibri di un diciamo così, logica partitica e clientelare e propone un vento del rinnovamento anche a Napoli. Gliel'ho chiesto ancora stasera, un quarto d'ora prima di venire qua. Mi ha detto, ci dobbiamo pensare. Vabbè, signor Buridano, pensaci. Ritiene che il Partito Democratico abbia preso la via giusta o che è eccessivamente diviso? Ce ne sono almeno due di Partito Democratico. Se ce ne fosse due andrebbe bene, perché così potrei parlare con uno la mattina e uno il pomeriggio. Il problema è che non sai mai con chi parlare, perché sono tanti, diciamo così, gruppi che stanno cercando una sistemazione. Io voglio rispettare il Partito Democratico, quindi voglio dire nel loro interno non voglio entrarci più di tanto. Quel che chiedo è che alla fine decidano, perché la cosa più antipatica è non decidere mai. E non decidere mai, poi succede alla fine che si rimane col cerino in mano. Noi andiamo a votare il 15 di maggio. Andare a votare il 15 di maggio, in realtà come Napoli, Torino, Milano, vuol dire preparare le candidature. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, che abbiamo messo una regola, non candidiamo persone che hanno problemi di giustizia, vuol dire andare a vedere uno per uno chi è, chi non è, la sua storia personale, la sua credibilità nel territorio. Non è una cosa che si fa in un giorno solo. Ecco perché noi chiediamo, diciamo così, di poter trovare al più presto una soluzione. Dopodiché il Partito Democratico lo deve sapere, con l'Italia dei Valori ha un accordo e l'Italia dei Valori intendo mantenerle. Certo, noi non siamo un po' come la moglie quando torna a casa, abbiamo il mattarello in mano, nel senso che noi vi maltrattano non accettiamo a volte, di essere, diciamo così, usati e buttati. Ma mi pare che invece la soluzione lo si possa trovare. Per esempio, proprio a Bari, l'esperienza di un'Italia dei Valori che porta un valore aggiunto alla realtà comunale di Bari e un dialogo diretto che tra me e il sindaco Emiliano è molto positivo, mi sembra che stia dando dei buoni risultati. A proposito, vi faccio presente che noi proprio con Emiliano nelle prossime settimane stiamo organizzando un grosso incontro con la città proprio per diciamo così, informare i cittadini su un progetto politico in cui vogliamo coinvolgere la società civile, vogliamo coinvolgere tutte le forze politiche per poter rilanciare una credibilità di coloro che stanno nelle istituzioni. Emiliano, come me, come sapete, viene da un'altra esperienza e si è messa a disposizione della collettività. Cioè, di che si tratta, onorevole Di Pietro? Si tratta di guardare al futuro, cominciando dal rispetto delle società civili che è nel territorio. Noi vogliamo partecipare a un evento pubblico in cui invitiamo tutti i partiti, invitiamo le diciamo così, rappresentanti del mondo culturale, delle opinion leader, in una manifestazione pubblica in cui rilanciamo la legalità come fattore di sviluppo, in cui rilanciamo l'individuazione di alcune priorità per lo sviluppo del meridione, in cui mettiamo al primo posto le persone piuttosto che i partiti in quanto tale, perché poi, come vedi, ogni partito ci stanno persone che ne vale la pena e persone che non ne vale la pena, e non esclude neanche il mio tra quelli che bisogna mettere sotto controllo. Ecco, onorevole Di Pietro, ma adesso non sia avaro, cioè fate ci spieghi meglio, perché è interessante questa cosa. Mi sono sentito ancora oggi, pensate la nostra struttura ancora oggi per organizzare un evento importante che parte dalla città di Bari e che diciamo così, una buona faccia del PD e una buona faccia dell'Italia dei Valori fanno capire che il connubio fra le due realtà politiche ci può stare se c'è stima, rispetto e condivisione
di responsabilità. Ma significa che pensate ad una nuova sigla, non partito necessariamente, un movimento? Beh, dovete dare un nome alle cose, no? No, non vogliamo, no, basta, non è che cambiando le sigle cambiano, bisogna cambiare la politica. Io credo che in Puglia, nel meridione, ci siano tante persone che restano in finestra rispetto alla politica, perché rispetto a una classe politica che vedono transitare davanti ai loro occhi, dicono: beh, meglio che me sto a casa, che vado a votare, per convincere i cittadini che c'è una nuova realtà che si affaccia. Noi abbiamo necessità di far vedere che, diciamo così, anche partiti diversi della stessa coalizione non si guardano in cagnesco, ma si guardano invece in rapporto collaborativo. E finisce tutto a Bari? No, noi vogliamo coinvolgere, stiamo lavorando, diciamo così, trasversalmente, in tutto il territorialmente in tutto il territorio italiano, perché noi siamo convinti: primo, il sistema bipolare. Nel sistema bipolare vogliamo stare nel centro-sinistra. Nel sistema bipolare centro-sinistra, il PD, l'IDV, SEL sono realtà che hanno una loro base territoriale, una loro credibilità in una parte della classe dirigente. Vogliamo partire da questa condivisione di problemi per fare sinergia, ciò che manca in questo momento. Io credo invece che lo dobbiamo trovare. Io credo che il dialogo con i movimenti, il dialogo con la società civile, il dialogo con tutte quelle organizzazioni e quelle realtà associative che stanno facendo sentire la loro voce nel territorio, la politica deve ritrovarla, non può stare a fare una politica solo di palazzo. In questo senso abbiamo anche programmato, ripeto, un incontro a Bari a breve, e anche il giorno è già fissato, e quindi adesso voglio dire, se mi arriva il messaggio mentre siamo qui, vi dico anche il giorno esatto. Allora, ore 21. Di nuovo buona serata da Mauro Dal Sogno, Maurizio Angelillo e Michele Paldera, nei nostri studi di Roma, l'onorevole Antonio Di Pietro. Allora, salve, eccomi qua. Allora, onorevole Di Pietro, io devo insistere perché ho colto forse la notizia stasera. Questa iniziativa, vabbè, diciamo che nasce sulla spontaneità, non ha sigle, è un modo per raggiungere la società civile. Siccome conosciamo Emiliano e conosciamo anche lei, la cosa detta così non è che ci convinca molto, nel senso che spero che vi tranquillizzi, però. No, questo no, perché effettivamente quello che manca in questo momento, crediamo, al centro-sinistra non sono le sigle, ci sono, non sono i partiti perché ci sono, è quello di scatenare effettivamente un movimento come quello dell'Ulivo, no? Come fu, come atmosfera, quella dell'Ulivo. Voi lo fate, ecco, iniziate da Bari senza sigle, senza, non ci credo che non avete in mente qualcosa. Però senza sigle no, ma certamente iniziamo da Bari per non finire a Bari. Quindi c'è solo Emiliano o ci sarà anche Avrei Vendola? Avrei detto in un altro momento, ammettolo a debito. e Vendola lo coinvolgerete? È una risorsa, e anzi è un punto di riferimento. Dicevano non è un peso. E Vendola, candidato leader del centro-sinistra, come lo vede? Voglio dire, è l'unico che ha già avuto il coraggio di dire che ci mette la faccia. Gli altri dicono sempre no, ma nessuno ci mette la faccia. Per cui, se ci sono altri in alternativa a me, a Vendola, ci mettessero la faccia e si mettessero in gioco. Perché noi la logica dei veti non la condividiamo. Io personalmente dico, per esempio qualcuno dice: perché non ti candidi tu a Premier? Perché io in questo momento credo che sia importante che continui a fare il centravanti più che il regista, perché ci vuole un centravanti di sfondamento per liberare il paese da questa anomalia berlusconiana che finalmente si vede alle porte, e avere il coraggio e l'umiltà di costruire una squadra. Allora in questo momento io non mi preoccupo tanto di un successo personale, ma quanto quello di costruire una squadra che dà l'idea dei tre moschettieri, insomma, di quelli che ce la fanno lo stesso anche se sono 3 contro 300. Mettiamo il caso che, questa è una domanda cattiva, poi diamo spazio ai telespettatori, mettiamo il caso che riesca il progetto di D'Alema nel coinvolgere il terzo polo, perché il candidato leader si decide che è Casini. Di Pietro che fa? Senta,
Le offro era, da bere, cattiva, se le riesce questa cosa. Ah. D'Alema, che io per amore di Dio rispetto, però voglio dire, si illude ed illude se pensa che alla fine il terzo polo si mette in via programmatico con il centrosinistra. Per definizione, il terzo polo è terzo perché è una terza realtà politica. Se si mette in uno dei due poli, sparisce e non esiste più. Il terzo polo esiste soltanto perché esiste la sua potenzialità, me lo lasci dire, ricattatoria. Nel senso che prende i voti, non dice con chi mettersi, non dice per fare che cosa. Dopodiché si affaccia alla porta e dice: centrosinistra che mi dai a me? Centrodestra che mi dai a me? Ecco, una cosa del genere non sta bene, perché il cittadino vuole e deve sapere prima, per esempio, vuole e deve sapere prima se il Parlamento sulle centrali nucleari decide di fare 13 centrali nucleari o no. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo detto che le centrali nucleari non le vogliamo e abbiamo raccolto le firme per un referendum per dire non vogliamo le centrali nucleari. Lo sapete che si mette pure dalle nostre parti? Sì, uno lo metteranno a Termoli, che un po' sta a cavallo tra il Gargano e il mio Molise, e forse qualcun altro ve lo mettono pure in Puglia. Allora, le centrali nucleari sì o no? La privatizzazione dell'acqua sì o no? Noi diciamo no, perché almeno a bere, lo diceva pure Gesù Cristo, non è un dogma comunista. Gesù Cristo diceva dar da bere agli assetati, pur se non c'hanno una lira per pagarla. Terza questione, il testamento biologico. Ecco, io sono un cattolico, io facevo il seminarista a Termoli. Allora, voglio dire una cosa. Che c'entra essere cristiano o non cristiani con il diritto di poter chiudere gli occhi quando non ce la faccio più? Quando voglio dire: Signore, prendimi, ma affido a te. No, ti faccio la puntura, ti tengo in vita anche se tu in vita non ci stai più. E lasciami almeno chiudere gli occhi in pace, state del mio stato, che mi devi costringere. Non, anzi, mi impedisci di nascere quando devo nascere e poi mi costringi a morire, a vivere quando non voglio più vivere. Allora, su queste questioni programmatiche si costruisce la coalizione. Tu, i soldi, se ce n'hai pochi, fai armi i soldati per andare in Afghanistan, oppure li utilizzi per l'attività di ricerca, per dare un po' di lavoro ai giovani che sono senza lavoro. Tu il federalismo lo fai per umiliare il sud o no? Tu, se c'hai quattro soldi, li utilizzi per rilanciare un po' di piccole e medie imprese, soprattutto turistiche, o no? Tu nel mille proroghe decidi che anche gli stabilimenti balneari devono chiudere pur se hanno fatto investimenti, o li vuoi tenere aperti? Ecco, su queste questioni il cittadino lo deve sapere, e su mille altre questioni, sulla giustizia, vuoi che sia uguale a tutti o meno che per il principe, per il reis di Arcore. Allora, su queste questioni si stabilisce, diciamo così, degli impegni col cittadino, e il cittadino ti vota. Allora, D'Alema vuol fare l'accordo col terzo polo? Innanzitutto non ci riuscirà, perché il terzo polo non è la moglie col mattarello come l'Italia dei Valori, è un amante che ti tradisce il giorno prima delle elezioni e il giorno dopo sicuramente. Sì, e comunque se lo vuole fare lo faccia, per l'amore di Dio, è un suo diritto. Mi rivolgo agli elettori, io però mi rivolgo agli elettori del sud come agli elettori del nord. Torno a ripetere, però, la forma d'Italia dei Valori e la Lega sono le uniche due formazioni politiche che sono nate per formazione spontanea nel territorio, e quando nasce per formazione spontanea in un campo, chi ha fatto il contadino come me sa che in mezzo a tanta bella erba di campo, tanti bei fiori di campo, ogni tanto nasce qualche cardone. Il cardone lo togliamo via, ma stiamo facendo una bella squadra di cui sono orgoglioso, davvero orgoglioso di quel che stiamo facendo, perché riteniamo che stiamo contribuendo non poco al ricambio generazionale della classe politica. Onorevole Di Pietro, c'è stato un momento, sempre nei giorni scorsi, in cui il PD ci è sembrato che stesse, o anzi no, ci è sembrato, Bersani aveva detto alla Lega: dialogate con noi, il federalismo lo realizzate con noi. Che come vede, insomma, in questo momento la posizione della Lega? Bella domanda. Allora, innanzitutto precisiamo una cosa. Cosa pensiamo noi dell'Italia e valori del federalismo? Il federalismo è uno strumento tecnico che può essere utile o dannoso. Il coltello da cucina a tagliarci il pane è utilissimo, ammazzarci la moglie è dannosissimo. Allora, dipende come lo fai. Quando si è fatta la legge costituzionale per dire
dobbiamo andare verso un'evoluzione federalista, l'Italia dei Valori ha votato a favore. Quindi il fatto che adesso dica Bersani fate con noi il federalismo, dobbiamo girare la domanda. Prendiamo atto che anche Bersani vuol fare il federalismo e quindi anche il Partito Democratico vuol fare il federalismo insieme al PD, insieme all'Italia dei Valori e alla Lega. Perché noi l'abbiamo votato, loro no. Adesso hanno detto che vogliono farlo il federalismo. È il come farlo che bisogna stare attenti. Il federalismo che ci viene proposto con i decreti legislativi in queste ultime settimane è un federalismo che mortifica il Sud, rende più deboli i comuni che hanno più bisogno, soprattutto aumenta le tasse a tutti i cittadini e lo aumenta le tasse in modo indiscriminato, in modo ingiustificato e non magari facendolo pagare a chi più può pagarne. Sì. Insomma, un federalismo dannoso è il coltello della cucina che serve per ammazzarci la moglie. Allora, in ottica di questo genere, quel federalismo non va bene e sia noi che il Partito Democratico abbiamo votato contro. Ci auguriamo di poter fare una risistemazione del carico fiscale, perché di questo si parlava. Allora parli di federalismo, in realtà si tratta di una ridistribuzione al momento delle entrate e delle uscite del fisco, delle entrate e delle uscite fiscali, cioè come far pagare ai cittadini, a chi farlo pagare e come utilizzare quei soldi. Noi siamo convinti che si possa farli pagare di più, far pagare a più cittadini le tasse per pagarne meno tutti quanti, e siamo convinti che non si debbano fare i tagli orizzontali come ha fatto Tremonti in questa finanziaria, togliendola anche ai più deboli, ma facendo dei tagli selettivi e andando a individuare cioè dove metterceli e dove toglierli. Bene. Toglierli dagli armamenti o dalle energie nucleari e metterli nelle energie alternative piuttosto che nella solidarietà. Di Pietro, toglierli dal ponte, dai miliardi dal ponte di Messina e metterli nelle strade provinciali, di Pietro, siamo nei nodi urbani. Chiedo scusa, siamo davvero in chiusura. È arrivato l'SMS di Emiliano? Come dici? È arrivato l'SMS di Emiliano? Sì, cioè, è arrivato. La data è? Il 10 di febbraio. Alle ore dalle 16:30 17 in poi a Bari città. 10 febbraio, 10 marzo. 10 marzo, scusami. Dalle 16 alle 17 questa. No, dalle 16 in poi. Dalle 16 in poi questa manifestazione aperta alla società civile. Assolutamente sì. Ho capito, non ci dice nient'altro. E se no non ci vengono. grazie onorevole Antonio Di Pietro, grazie. Alla prossima. Grazie, alla prossima. Ricordatevi il referendum, i quattro referendum che si faranno tra la fine di maggio e giugno sono il coltello per tagliare il pane. Grazie onorevole Di Pietro.